Il camper vaccinale dell'ASL Toscana Sud-Est arriva anche al mercato settimanale del Giotto, ormai mancano pochissimi giorni all'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass anche nei luoghi di lavoro e quindi queste sono appunto le ultime occasioni per poter approfittare della campagna vaccinale. C'era un accordo con i commercianti, quindi con le categorie, per cui è aperta a tutti gli ambulanti qui a questo mercato del sabato mattina a Piazza Giotto. Poi domani volevo ricordare che siamo anche alla Fiera dell'Antiquariato, quindi saremo a Piazza Guido Monaco. E poi gli altri giorni toccheremo anche alla Confartigianato San Sepolcro e Bibbiena. E poi ancora in piazza San Jacopo la prossima sera, cioè domenica prossima, quindi siamo continuamente in itinere con il camper. Vediamo che le persone arrivano per farlo, per chiedere informazioni, quindi insomma credo che sia un'ottima iniziativa a cui abbiamo collaborato volentieri. Vieni qui e prendiamo e facciamo l'intervista con le informazioni, va bene, se ne ha bisogno, e poi dopo passiamo alla, da qui, passiamo alla vaccinazione. Okay. Ecco, quello a cui abbiamo assistito è proprio quel tipo di informazione che aggiunge sicuramente qualcosa per arrivare poi a decidere di vaccinarsi. Certo, il valore aggiunto che può essere questo di un sistema mobile che si avvicina al cittadino e che trova delle persone in grado di poter rispondere a quelli che sono i quesiti, e come vediamo funziona, sì, che siamo molto contenti di questa iniziativa dell'azienda e noi come supporto. Riteniamo che al momento non ci sono altre cure o quant'altro, quindi bisogna passare dai vaccini. Noi il Green Pass, poi per esattezza, non è che l'abbiamo voluto, l'abbiamo subito, come spesso abbiamo subito quasi tutti i provvedimenti che sono stati fatti in questi ultimi 18 mesi. Però alla fine, se dal Green Pass vuol dire riprendere le nostre attività, non chiuderle più e poter lavorare, e ben venga il Green Pass, anzi forse dovrebbe anche essere ulteriormente esteso.